Questa sera ci troviamo in un bellissimo scenario in Villa dei Cedri, in questa serata suggestiva per l'edizione 2017 di Calici di Stelle. Bellissima serata che è questa sera in Villa dei Cedri, un'affluenza come sempre ormai consolidata da tanto tempo, sopra le 1000 persone, come ormai è quasi una prassi, tempo permettendo o non tempo permettendo. Devo ringraziare per questa serata tutte le Proloquo di Valdobbiana che ci hanno dato un grosso contributo per la realizzazione di questa manifestazione. Devo ringraziare la Confraternita di Valdobbiadene e l'amministrazione comunale di Valdobbiadene proprio per l'apporto che ci dà e l'opportunità che ci dà proprio di organizzare questa manifestazione. E oltre a questo devo ringraziare la parte dei ristoratori di Valdobbiadene, le gelaterie di Valdobbiadene, nonché i formaggi, e che in tutti insieme facciamo squadra proprio per far sì che questa serata sia una serata veramente indimenticabile. La Confraternita di Valdobbiadene da anni sostiene questa iniziativa perché è una delle tante iniziative per la promozione e la valorizzazione del territorio e soprattutto ha scelto questa manifestazione per presentare la bottiglia dell'anno che un tempo veniva presentata alla Mostra Nazionale Spumanti. Ogni anno la Confraternita tra i confratelli produttori seleziona 5.000 bottiglie numerate che riportano l'etichetta e le insegne della Confraternita con lo scopo di rappresentare un simbolo del qualitativo del territorio per poter dare al consumatore un riferimento della qualità e della caratteristica dell'annata. Bene, e quest'anno allora qual è stata la bottiglia? No, quest'anno è stato selezionato un giovanissimo confratello, Massimo Geronazzo, che ha avuto l'onore di rappresentare la Confraternita per il 2017. Stiamo facendo il caffè a fine serata, insomma, gli ospiti hanno tutto il biglietto e noi siamo qui in collaborazione con l'organizzazione per fare un buon caffè della torrefazione più piccola di Valdobbiadene. Siamo ritornati dalle ferie appositamente per questo evento e auguriamo a tutti buona serata.